Segretario Tosi, Renzi sembra l'ultima spiaggia, ma il referendum sull'indipendenza cos'è allora? Ma è un segnale di ribellione contro lo Stato, è tre volte che a Roma ed è saltato grazie. Prima la senatrice Bisinella in commissione, poi ai nostri senatori in aula, ai nostri senatrici. Il Salva Roma, che è una porcheria assoluta, perché se uno male amministra paga lui, che non vuol dire avercela con Ignazio Marino, lui ha l'eredità di 20 anni e oltre, a parte un breve parentesi di amministrazione di centrosinistra. Il Salva Roma fa il pari col Salva Venezia, dove il centrosinistra ha amministrato male, ha fatto debiti e pensa e spera che li paghino tutti gli italiani. Allora lo facciamo tutti, ci mettiamo a amministrare male Verona, Vicenza, Varese. Perché in coda c'è anche Napoli, dicono, sembra fallito, è mezzo sud. È la cosa più comoda, no? Amministrare male, fare debiti, creare il consenso con stipendi fici e quant'altro, poi tanto paga Pantalone. E siccome non se ne può più, il livello di pressione fiscale è inammissibile. Abbiamo imprenditori che si suicidano, imprese che chiudono. E pensare che qualcuno voglia regalare al Comune di Roma, non è questione di cittadini romani, è questione di mala amministrazione. Quegli 850 milioni se li paga chi ha fatto il buco. E quindi questo referendum cosa vuol dire? Vuol dire ribellarsi contro un sistema del genere, vuol dire allo Stato centrale basta, non se ne può più, andiamo a votare. Al di là dell'esito dell'indipendenza o meno, andiamo a dire a Roma non se ne può più, da questi territori che continuano a pagare, lavorare, non se ne può più di una situazione del genere. Il 3 marzo avremo magari migliaia e migliaia di firme, che cosa ne facciamo di queste firme, segretario? Serviranno come spinta al Consiglio regionale, perché lì c'è la Lega con Zaia, con i nostri che spingono per un fatto di democrazia. Poi se uno vuol votare va a votare contro, cioè non è, in democrazia è così, si vota e vince chi, diciamo, chi è la maggioranza. Però invece abbiamo l'opposizione di centrosinistra e anche una parte degli alleati di centrodestra che hanno paura di sfidare Roma, di lanciare un segnale forte allo Stato centrale e quindi tirano indietro. Questi gazebo servono per quello, per dare forza al Consiglio regionale per una battaglia di democrazia. Ripeto, poi ognuno può pensarla come meglio crede, ma deve avere diritto di votare. Giudizio su Renzi, ha iniziato la sua presidenza del Consiglio proprio dal Veneto. Il giudizio sarà su quello che fa. Io mi auguro, come cittadino, come sindaco, come me lo sono augurato con Letta, come me lo sono augurato con Monti, come con chiunque altro, che quello che lui ha detto, quindi abbassare le tasse, sburocratizzare e quindi ridurre la spesa pubblica, venga fatto. E quindi io spero quello e lo valuterò non tanto sulla propaganda, non tanto sulle comparsate, quanto sui dati di fatto. Poi forse se avesse incontrato i lavoratori di Electrolux forse sarebbe stato un segnale più importante ancora. Le prime cose che dovrebbe fare adesso, si è rivolto ai sindaci ieri Renzi? Beh, le prime cose che dovrebbe fare è quella, la sburocratizzazione, che è una cosa che si può fare facilmente, senza costi a carico dello Stato, e sarebbe da sindaco, come è stato lui, un segnale molto chiaro verso i territori. E dopo appunto mettere mano alla Costituzione per fare delle riforme strutturali che consentano di ridurre spesa e debito pubblico. E quella è la sfida vera, bisognerà vedere se all'interno del PD, dopo che c'è stata la rottura con Letta e con i suoi, se glielo lasceranno fare. Rapporti con Salvini, ultima domanda, farete a botte oggi? Non c'è pericolo, abbiamo sempre fatto parte della stessa squadra. Le divisioni sull'euro? No, sull'euro siamo entrambi eurocritici, entrambi, come credo chiunque si renda conto che l'Italia all'interno del sistema euro è stata penalizzata a favore della Germania, perché noi non ci siamo divisi, noi non ci siamo difesi, non abbiamo fatto i nostri interessi, la Germania, la Francia e altri li hanno fatti meravigliosamente. Da qui a dire esco dall'euro, questo è un altro paio di maniche, perché come quando ci si sposa, sposarsi è una cosa, divorziare spesso costa molto di più e il divorzio dall'euro rischia di costare molto molto caro. Grazie. C'è nascosta, dai litighiamo, andiamo là a litigare.